Namaste, ciao. In questo video voglio raccontarvi una cosa che io e mio marito abbiamo deciso di fare già almeno da un anno e mezzo, tutti i mesi dell'anno. Cioè, metterci degli obiettivi importanti per tutti e due e un tempo determinato per raggiungerli. E tante volte questi obiettivi, come per esempio questo dicembre, diventano una vera e propria sfida. Giustamente, perché dicembre? Perché ci siamo resi conto che negli anni precedenti, quando arrivava questo periodo natalizio, festivo, pieno di cose in giro, di distrazioni, ci portava tantissimo squilibrio nella nostra vita. Una vita che noi già da un po' abbiamo deciso di vivere in armonia, consapevolmente. Dicembre in generale non ce lo permetteva. E quindi abbiamo deciso che questo anno facevamo di testa nostra. E quindi la prima cosa che abbiamo deciso è di fare degli acquisti sempre consapevolmente. Cioè, non prendiamo delle cose che non ci sono utili, di cui non abbiamo bisogno, semplicemente perché sono scontate. Se non abbiamo bisogno, non lo prendiamo, scontate o no. Se invece abbiamo bisogno di qualcosa, ci sembra utile, lo vogliamo, eccetera, scontata o non scontata, la prendiamo. Non vogliamo prendere delle cose perché ci confondono con tanta pubblicità, eccetera, che dopo finiranno nell'armadio o nel cassetto, senza essere utilizzati, senza un senso. Noi sappiamo perfettamente ciò che vogliamo, ciò di cui abbiamo bisogno, e questo mese non cambia assolutamente niente di questo per noi. Appunto di non fare acquisti, appunto che non ci sembrano utili o di cui non abbiamo bisogno, abbiamo deciso di non fare regali perché abbiamo degli obiettivi molto molto più grandi che vogliamo raggiungere nei mesi prossimi. E la seconda cosa che abbiamo deciso è quella di non mangiare di più perché ci sono le festività, nel senso che quel remoto martedì di febbraio, dove vogliamo mangiare di più, dove vogliamo mangiare delle cose che abitualmente non mangiamo, abbiamo voglia di quella tale cosa, lo facciamo. Quel martedì 20 dicembre, se vogliamo, lo facciamo. Ma non perché sia Natale o perché sia certa festività, andiamo a mangiare di più o delle cose che non vanno d'accordo con la nostra filosofia di vita. E quindi, come per noi il mangiare non è una soddisfazione, nel senso che semplicemente lo vediamo come qualcosa che ci nutre, che ci fa stare in piedi energici per sviluppare le nostre passioni durante la giornata in generale, abbiamo deciso che non pensiamo assolutamente a mangiare di più, non ci possiamo sentire in obbligo di mangiare di più perché tutti mangiano di più, perché c'è tanto cibo disponibilità, eccetera, eccetera. In più va molto anche d'accordo questa cosa, questo obiettivo con il primo, appunto, di non fare acquisti di cui non abbiamo bisogno. Si spende un sacco di soldi in regali, in vestiti, in cibo di cui non abbiamo bisogno e non vogliamo arrivare a gennaio con un sacco di rimpianti per delle cose che abbiamo fatto fuori della nostra consapevolezza abituale. L'altra cosa che ci siamo messi d'obiettivo è assolutamente non abbandonare le nostre attività fisiche perché fa freddo, perché ci sono tante ore di buio o perché tutti li abbandonano, eccetera, eccetera. Non è la fine di niente per noi dicembre, è semplicemente un mese che scorre, dopo arriverà gennaio di un nuovo anno, ma noi abbiamo l'obiettivo generale della nostra vita di vivere in salute, di mangiare delle cose che ci fanno stare bene normalmente, quando abbiamo fame, fino a che ci saziamo, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo deciso di proprio non abbandonare ciò che ci fa stare molto bene, per esempio l'attività fisica. E la quarta cosa, e penso sia la sfida più importante di questo mese, è quello di non prendere impegni di cui non ci fa piacere, nel senso che tante cene, tanti dire addio all'anno, tanti pranzi, tante cose di cui non abbiamo bisogno, che non vogliamo fare, e ci permettiamo di dire di no. Questo mese lo vogliamo passare in armonia, tranquilli, noi insieme, con degli amici con cui veramente godiamo del bel tempo insieme, e questo non dovrebbe essere per nessuna persona nel mondo una decisione da non poter prendere perché è Natale, perché è dicembre. Dobbiamo spendere soprattutto il nostro tempo, che è prezioso, con delle persone che ci fanno stare bene, che ci apportano qualcosa, che ci aggiungono a quello che siamo già da soli. E quindi io vorrei invitarvi a fare questa cosa da oggi, oggi,
Oggi che è un mercoledì, che non è una festività importante, che non è gennaio, che non è settembre, che non è lunedì, che non è il primo dell'anno, oggi di mettervi degli obiettivi che veramente al raggiungerli vi sentirete davvero, davvero molto, molto soddisfatti. Vi auguro una bellissima giornata, nonostante il freddo, nonostante le nuvole, e ci vediamo nel prossimo video. Namaste!